Anche nel Golfo di Napoli si è detto basta alle cassette di polistirolo per lo stoccaggio del pesce. Queste saranno sostituite da contenitori ecosostenibili dotati di microchip che garantiranno un trasporto ottimale del prodotto ittico. Il comune di Pozzuoli, grazie ai POF e AMP, ha ottenuto dalla regione Campania un finanziamento di 324.000 euro. In sinergia col comune di Procida introdurrà le nuove cassette che, grazie al microchip, potranno essere tracciate, con le quali si abbatterà l'inquinamento da polistirolo. Le nuove casse sono lavabili, riutilizzabili per moltissime volte. Un po' di lavoro in più per salvaguardare l'ambiente, un cambiamento che sembra piccolo ma di cui si noteranno i benefici. A chi oggi ha il tema cassette di plastica, l'esigenza di dire stop all'inquinamento da polistirolo è molto sentito dalla marineria, che da anni cerca di risolverlo. In prima fila l'armatore Elio Dall'Acqua, che ne sta parlando proprio da anni, cercando di dare il proprio contributo per trovare una soluzione. Store 23 Intimo e Corredo in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola setose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa. Vesti il tuo ambiente con stile. Scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo, pensa ai tuoi regali di Natale.